Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di calciomercato. Torniamo a noi, proviamo a parlare almeno di quelle che sono le notizie che escono fuori, perché qui se aspettiamo conferme, se aspettiamo ufficialità rischiamo di fare veramente un video al mese. La situazione è più complicata dello scorso anno, perché almeno lo scorso anno già a metà giugno avevi chiuso Marcos Antonio e tra il 30 di giugno e il 3 luglio avevi acquistato 2-3 calciatori pronti per essere inseriti già in squadra in occasione del ritiro, se non sbaglio Maximiano, Ghila e Cancellieri. Questi sono stati i calciatori acquistati nei primi giorni di luglio lo scorso anno. Quindi la situazione è più complicata. Nonostante la qualificazione in Champions, nonostante sapessi già che tipo di mercato dovevi fare da un mese, perché è da un mese che lo sai, forse anche più di un mese, da Lazio Cremonese di fine maggio, che sai che andrà in Champions e sai che devi fare un mercato per fare il salto di qualità. Però io non dico nulla, perché sono abbastanza sicuro che la Lazio stia portando avanti delle trattative sotto traccia quest'anno più degli scorsi anni, proprio perché manca il direttore sportivo, manca Tare, che gli scorsi anni passava comunque delle informazioni ad alcuni giornalisti, cosa che quest'anno per esempio non succede. Quindi parliamo delle notizie che stanno uscendo fuori, ecco, che potrebbero essere notizie veritiere, così come potrebbero essere notizie meno veritiere. Per esempio sembra che Orsolini abbia scavalcato Berardi negli obiettivi della Lazio per la fascia destra. Prima si parlava con una certa decisione di Berardi alla Lazio, sembrava che addirittura ci fosse una trattativa avviata con il Sassuolo, che il Sassuolo chiedesse circa 25 milioni di euro. Invece, a quanto pare, dalle ultime dichiarazioni di Carnevali, così come dalle ultime dichiarazioni dello stesso Lotito, è uscito fuori che Lazio e Sassuolo in realtà non si sono mai sentite per Berardi. Quindi adesso si parla di Orsolini, che sicuramente sarebbe un acquisto più vantaggioso a livello economico rispetto a Berardi. Però qual è il discorso? Io, se devo preferire qualcuno, io Giovanni Stramacci, se devo preferire qualcuno, preferisco Berardi, perché Berardi non dico che ti farebbe fare il salto di qualità, ma sarebbe un acquisto top. Cioè, sarebbe un acquisto da Champions, uno veramente che si potrebbe alternare con continuità con Felipe Anderson lì a destra. Orsolini sarebbe un acquisto normale, per me sarebbe un acquisto normale, e di conseguenza preferisco Berardi. Ecco, se voglio ambire a qualcosa di importante, io vado a prendere Berardi, non vado a prendere Orsolini. Perché molti su Berardi fanno il discorso, però se a 28 anni hai giocato soltanto al Sassuolo, un motivo ci sarà. E io faccio lo stesso discorso per Orsolini, che sì, sicuramente avrà 2-3 anni di meno, però ha giocato soltanto al Bologna. E quindi Zaccagni, prima di trasferirsi alla Lazio, quindi a 25-26 anni, aveva giocato solo al Verona. E quindi? Guardate Zaccagni adesso, è un calciatore che ha fatto il salto di qualità. Cioè, Zaccagni con Sarri, con la maglia della Lazio, ha fatto il salto di qualità, quindi non vuol dire che un calciatore come Berardi non possa continuare a farlo il salto di qualità alla Lazio. Sicuramente potrebbe farlo anche Orsolini, ma per come la vedo io, Berardi ti darebbe qualcosa in più rispetto ad Orsolini, anche perché poi è un calciatore che ha più esperienza a livello internazionale, ha giocato gli europei da titolare, ha vinto gli europei con l'Italia, e quindi ha giocato molte più partite a livello internazionale rispetto a Orsolini. Poi, ecco, sono uscite conferme anche su Zaha del Crystal Palace. Sembra che Zaha abbia trovato l'accordo con la Lazio, ma sembra che abbia trovato l'accordo anche con il Fenerbahce,
e con l'Al-Nasr. Ha trovato l'accordo con tre club diversi, quindi adesso la decisione finale spetta al calciatore. Non so se questa notizia verrà confermata o meno, però già si vociferava di un interessamento della Lazio nei confronti di Zaha. Io, come ho detto più volte su questo canale, secondo me Zaha verrebbe preso per fare l'alternativa a Zaccagni, perché Zaha è un esterno sinistro. È un esterno sinistro, secondo me non, se venisse preso non verrebbe preso per giocare a destra, perché a destra tu c'hai già un calciatore che è destro e Zaha è un destro, secondo me lì tu hai bisogno di un mancino. Di conseguenza, quello che dico già da diversi giorni è che Zaha, secondo me, verrebbe preso se Pedro non rinnovasse il contratto con la Lazio. La notizia di stamattina è che, è secondo il Messaggero, quindi con le pinze, prendiamo proprio con le pinze la notizia, secondo il Messaggero, Pedro avrebbe rinnovato il contratto con la Lazio nella giornata di ieri e quindi sarebbe lui l'alternativa a Zaccagni, l'alternativa numerica e l'alternativa tecnica a Zaccagni. Quindi io non lo so, su Zaha sinceramente non lo so, è un calciatore che conosco meno rispetto a Orsolini e Berardi, quindi non mi sento di dare un giudizio. Lo darò, mi informerò se dovesse essere preso. Queste sono le notizie più concrete fino ad ora, si parla anche di Kerkez per la fascia sinistra, però si parla addirittura di un accordo trovato tra Kerkez e la Lazio, ma la Z chiede 15 milioni per Kerkez. Io non lo so se la Lazio andrà a spendere 15 milioni per il terzino sinistro. Sinceramente non penso. Mi rendono un po' perplesse le tempistiche, ora come ora. Ecco, adesso mi rendono perplesse le tempistiche perché mi aspettavo dei movimenti più concreti già da qualche giorno. Poi ripeto, secondo me la Lazio sta lavorando sotto traccia ad alcuni profili, però il ritiro inizia tra pochi giorni e quindi è fondamentale, secondo me, mettere a disposizione di Sarri fin da subito determinati elementi. Soprattutto lì davanti. Cerchiamo di dosare bene il pessimismo, perché ne sto percependo troppo. Ripeto, è da laziali, ma ne sto percependo veramente troppo di pessimismo. Io mi fido ciecamente di Sarri e di conseguenza mi fido ciecamente del mercato che verrà fatto. Tocca capire quando. E questa, secondo me, è la problematica maggiore in questo momento. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. Forza Lazio, sempre e per sempre. Ciao ragazzi.